impianto di caricamento della biomassa che serve per alimentare il gasificatore. C'è un letto di Gople che alimenta la biomassa a una coclea in fondo al container che fa l'espulsione di tutta la biomassa che serve per il caricamento. Questa biomassa che stiamo utilizzando ora è sansa esausta di oliva. Questo è il sistema di caricamento. La biomassa esce dal container, sale per questa coppia di caricamento, viene caricata all'interno di un sistema di depressurizzazione e pressurizzazione perché il gasificatore lavora leggermente sotto pressione, per cui c'è un sistema di interfaccia che regola le varie pressioni tra la biomassa in ingresso e il gasificatore. Questa è la coppia di iniezione della biomassa nel gasificatore e questi sono i sensori laser che controllano i vari livelli di biomassa per far intervenire più o meno le coppie di caricamento. Questa è la parte di gasificazione. Abbiamo il gasificatore, questa è una specola dove si vede la parte di gasificazione, la merce, la biomassa arriva all'altezza bassa del gasificatore, sale e gasifica in due o tre posizioni. Passa dalla parte di sopra dove c'è il cracking, c'è un sistema per abbattere i carichi tramite che si formano durante la gasificazione. Il sistema poi il gas esce da sopra, entra in questo scambiatore dove l'aria di gasificazione viene riscaldata, vengono raffreddati il gas e l'aria di gasificazione entra in questo circuito e viene iniettata a circa 450 gradi. Il gas prosegue per il filtro che adesso andremo a vedere. Questo è il sistema di filtrazione. Il gas arriva dallo scambiatore di calore che dicevamo prima, entra nel filtro, esce dalla parte superiore. Tutta la parte di carbonio che cade durante la pulizia viene rigassificata con un'iniezione di aria all'interno del gasificatore. Il gas che esce entra nello scrubber dall'altra parte. Il gas che esce dal filtro passa per questo scrubber 21 che viene raffreddato e poi prosegue in questa torre di lavaggio dove in controcorrente viene lavato una seconda volta. Il gas poi esce all'esterno. L'acqua di lavaggio viene fatta circolare tramite questa pompa e tutta l'acqua viene filtrata da un sistema a rete e filtro. L'acqua in eccesso di potenza viene espulsa da questa pompa membrana e questa pompa membrana ha anche la funzione di pulire il filtro durante l'espulsione dell'acqua. Questa è l'uscita del filtro a candele e il gas prosegue come vedevamo prima e va dentro allo scrubber
e la torre di lavaggio. Poi esce dentro questo filtro sentinella, dove se il motore è acceso prosegue sulla destra su questo tubo e va dentro il motore. Se invece il motore è spento, il gas esce dalla candela d'emergenza e si incendia direttamente in questo. Dietro al filtro di sicurezza c'è un dry cooler per il raffreddamento dell'acqua di lavaggio del gas, e l'altro dry cooler che abbiamo sopra al motore è quello che raffredda l'acqua del radiatore del motore. Sorry.